Abbiamo lasciato il 1974 fra gli opposti estremismi e questa parte della sesta legislatura è ancora funestata dal terrorismo. Ma nonostante questo clima drammatico, l'opera riformatrice va avanti. È l'anno in cui il Parlamento vara il nuovo diritto di famiglia. Questo è l'ultimo segmento di racconto che vede testimoni Angelo Sanza e Francesco Colucci. Ci sono voluti 9 anni a cavallo di 3 legislature, infiniti dibattiti, molti incontri a mezza via, ma dal 22 aprile scorso la riforma del diritto di famiglia in Italia è ormai una realtà. Il nuovo diritto di famiglia portava per la prima volta in Parlamento un dibattito che era diffuso nel Paese, la parità di diritti e doveri tra uomo e donna. Con il nuovo diritto di famiglia, uomo e donna, marito e moglie, hanno pari diritti e pari doveri e la moglie, solo se vuole, può aggiungere il nome del marito. Viene in buona sostanza cancellato il ruolo di capofamiglia. Diritto di famiglia anche perché per non solo tutelare la famiglia, non solo per tutelare i minori, non solo per tutelare anche ciò che rappresenta del mondo sociale. In Italia tutte le forze politiche nei loro programmi mettono la difesa della famiglia, mettono tra i vari impegni che si devono assumere la difesa della famiglia, ma se la difesa della famiglia non viene tutelata da norme ben precise è chiaro che è una difesa così, solamente emblematica, ma non è una difesa effettiva. Il diritto di famiglia è una delle esigenze che in Parlamento si sono sempre sentite, si sono sempre auspicate, eccetera, e direi che ancora c'è molto da fare per quanto riguarda il problema del diritto della famiglia, perché ci sono ancora delle distorsioni per quanto riguarda le normative che vengono alla luce quasi sistematicamente e che creano anche delle turbulenze all'interno di coloro che magari hanno giuridicamente delle posizioni di vario tipo, di vario interesse. La legge parla sempre di pari responsabilità dei coniugi, il che a mio avviso non significa certo diminuire la parità, ma anzi esaltarla in quanto fa assumere all'uomo e alla donna non soltanto una parità formale, ma una parità che si manifesta in ogni momento della vita familiare. Voglio ricordare nel 67 la presentazione del progetto governativo da parte dell'onorevole Reale, allora Guardasigilli, e la presentazione da parte del Partito Comunista di un progetto di legge che portava la mia firma per prima, che riguardava un profondo rinnovamento di tutta la materia familiare. Ogni qualvolta nella mia trascorsa attività di consigliere comunale mi è capitato di celebrare dei matrimoni civili, ho sentito sempre un certo imbarazzo e un certo disagio di fronte alla sposa nel leggere quell'articolo del codice fascista del 1942 che affermava in modo piuttosto autoritario e si direbbe oggi maschilista che il marito è il capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli creda di fissare la sua residenza. Proprio perché abbiamo parlato tanto del diritto di famiglia, io mi vorrò collegare a cose che sono state qui dette. Zatterin ha sottolineato la lentezza, non c'è dubbio, lo ha detto anche l'onorevole Iotti, 27 anni dalla Costituzione ed è un adempimento costituzionale, 8 anni dalla presentazione dell'organico progetto Iotti e della legge Reale. Però onestamente bisogna dire che non abbiamo fatto presto, questo no, però abbiamo fatto bene. E un'altra osservazione è stata fatta, con cui concordo assolutamente. Noi oggi abbiamo un diritto di famiglia che è indubbiamente più avanzato e migliore di molti diritti di famiglia
che hanno altri paesi anche della comunità europea. E questo è molto importante, perché molti italiani, pensiamo ai nostri lavoratori all'estero, sono stati qualche volta, diciamocelo francamente, oggetto di scherno, o per la mancanza di nostre leggi, ricordiamoci quando non c'era il divorzio, o per l'arretratezza delle nostre leggi, o per certi nostri atteggiamenti di costume. Da questo punto di vista, ecco un altro grosso merito del nuovo diritto di famiglia. Il nuovo regolamento del diritto di famiglia non è la scoperta di principi nuovi, la scoperta di principi astratti che si collegano ad una determinata concezione diversa e magari antitetica della società precedente. Il nuovo diritto di famiglia non fa che dare una regolamentazione giuridica ai rapporti che nel frattempo si sono mutati e che sono mutati per ragioni di carattere prevalentemente extrafamiliare. La famiglia è così, è diventata così come è oggi, per effetto di fenomeni che riguardano soltanto indirettamente la famiglia. E sono per esempio l'ingresso massiccio della donna nel mondo del lavoro, nel mondo delle professioni, con tutto ciò che questo comporta anche come riflesso inevitabile nel modo di vita quotidiano. È fuori dubbio, come è stato affermato dal nostro presidente di questo dibattito, che questo diritto di famiglia ha trovato un punto di incontro tra tutti i settori del Parlamento, con l'astensione del gruppo politico che io rappresento, ed è fuori dubbio che è apparso questo punto di incontro come uno dei più fondamentali cedimenti di un certo tipo di linea politica della Democrazia Cristiana nei confronti di certe sollecitazioni che provenivano da altri settori politici. Sarebbe una forma di ipocrisia se noi volessimo affidarci solo alla retorica della tecnica della legge, che poi vedremo anche nel suo merito come quanto sia retorica e come in fondo non abbia modificato certi fondamentali istituti. Entreremo nel merito anche della cosiddetta parità dei coniugi, ma è fuori dubbio che il presupposto politico esiste, che vi è stato un cedimento che si inserisce in un contesto generale dello stato politico della situazione del paese. La collocazione in cui io mi pongo e il titolo che credo di poter vantare per partecipare a questa conversazione è quello di essere un padre di famiglia e di avere tre figli. Mi colloco quindi nella posizione in cui secondo me si possono collocare i telespettatori mentre ci ascoltano. E formulo tre considerazioni sul contenuto di questo nuovo diritto di famiglia. La prima di carattere politico, per dire che secondo me questa non è una vittoria femminista. Noi limiteremmo il significato, la portata civile di questa conquista sociale se la considerassimo soltanto una vittoria di parte. La seconda considerazione, sempre di carattere politico, è credo quella di respingere altresì che questo nuovo diritto di famiglia possa essere considerato la vittoria di questa o di quella parte. È una vittoria di tutta la società, di tutto l'arco costituzionale, e forse assume un piccolo significato non trascurabile il fatto che soltanto il movimento sociale non abbia dato l'approvazione a questa legge. Certo, se noi dovessimo passare in rassegna tutti gli articoli del provvedimento, non potremmo non esprimere qualche riserva, qualche critica su questo o quella risoluzione. Però nell'architettura generale, nell'insieme, il provvedimento è approvabile. È una buona legge che in parte prende atto di una realtà consolidata o in movimento, per altri aspetti costituisce uno stimolo per rompere talune incrostazioni arcaiche che ancora sono nel nostro paese, e apre nuove prospettive che poi vedremo al vaglio della esperienza. Innanzitutto respingo con fermezza l'accusa di cedimento rivolta dal rappresentante del Movimento Sociale Italiano, per una ragione di principio, perché la concezione cristiana della famiglia si fonda sulla concezione comunitaria, cioè sulla comune assunzione di responsabilità per il bene della famiglia. E a meno che qualcuno non riesca a dimostrare che l'unità dei coniugi, l'accordo dei coniugi per rispondere alle esigenze, ai valori e alla responsabilità della famiglia costituisca una minaccia della sua unità,
noi non possiamo che restare persuasi di aver interpretato anche in sede politica e legislativa in modo coerente, chiaro e fermo una concezione che riteniamo estremamente diffusa nel paese anche al di là di convinzioni religiose. Per la prima volta si cerca di confezionare regole sul fumo a tutela della salute. Bisogna ricordare che all'epoca l'Italia era uno dei paesi in cui si poteva fumare ovunque, persino in televisione. E il Parlamento affronta anche il tema scottante della droga. Ore e ore di dibattito si concentrarono sul tema della cosiddetta modica quantità. Un paese abituato a vivere con il fumo, l'introduzione della proibizione del fumo in tutti i locali pubblici, ma chi ne soffrì più di tutto fu il viaggiatore, perché fu vietato l'utilizzo del fumo sui treni, negli autobus, in ogni luogo pubblico di trasporto. C'è uno scontro durissimo sulla legge riguardante la droga tra le forze moderate e anche una parte delle forze progressiste verso i radicali. I radicali portavano avanti questa organizzazione legislativa della punibilità per coloro che utilizzavano la droga da tempo, e vi erano provocazioni giornaliere da parte dei leader radicali del tempo, certamente in primis Pannella, ma anche una buona parte dei movimenti radicali faceva forzature perché non venisse tenuto sullo stesso piano l'assuntore da colui che effettuava lo smercio di droga. E infatti venne introdotto il concetto della modica quantità, che era una disponibilità per colui che era semplice assuntore di droga. Quando si è parlato di droga, si è cominciato a parlare di droga, è stato sempre un argomento, direi, che ha interessato tutti, anche perché sappiamo quali sono le conseguenze dell'uso. Siccome il problema anche giuridicamente è stato anche considerato che l'uso di una quantità modica della droga può essere anche utile anche per esigenze di salute, per esigenze di interesse sanitario. La legge sulla droga del 75, la 685, è stata una pagina positiva e importante del Parlamento italiano. Noi venivamo da una precedente legge che era del 54, in base alla quale chi veniva sorpreso con della droga in tasca, a casa, era comunque considerato un delinquente e finiva dritto in galera. La nuova legge cambiò di 180 gradi questa impostazione e permise ai giudici di leggere, come mi disse una volta Don Mario Picchi, che è stato il grande apostolo della lotta alla droga, di leggere la storia delle persone che il giudice si trovava davanti. Se erano cioè dei delinquenti abituali e finivano in galera, se erano invece dei giovani i quali vivevano una situazione di disagio, di disperazione, di caduta in un errore dal quale potevano tirarsi fuori. Due parole di quella legge sono forse le più importanti. Il giudice può sospendere. Questo margine di discrezionalità offrì alla magistratura in quegli anni la possibilità di salvare molti ragazzi che altrimenti, se trattati solo come delinquenti, sarebbero finiti peggio di quanto molti di loro non sarebbero poi finiti in quegli anni lì. Fino al 75 il controllo della RAI era del governo. I dibattiti televisivi erano sì equilibrati sin dagli anni 60, però mancava uno strumento legislativo che sancisse il controllo della TV pubblica da parte del Parlamento. Ed è così che nasce la Commissione di Vigilanza. Il 75 risulta un anno legislativo molto intenso, perché trova un
nuovo assetto anche il controllo pubblico della radiotelevisione. Si passa in sostanza da un controllo del governo sulla RAI a un controllo del Parlamento. E il clou della nuova legge è l'istituzione della commissione di vigilanza. Quando si parla di politica dobbiamo fare anche un distinguo, cioè maggioranza o minoranza, perché questa legge, quando fu creata, fu elaborata dal Parlamento, fu elaborata proprio in virtù di un predominio che aveva la maggioranza e di una, direi, sottoposizione che aveva la minoranza. E direi che la Commissione di Vigilanza nacque proprio per cercare di creare quell'equità che bisognava garantire a tutti i partiti, eccetera. Tanto è vero che dal 75 in poi, delle trasmissioni televisive, specie nelle campagne elettorali, si stabilì una certa distribuzione delle Zatterin e tutti gli altri che c'erano allora si insegnano, delle posizioni, direi, equilibrate, in modo da evitare che ci fossero la preponderanza delle forze di governo rispetto a quelle di opposizione. C'era la volontà di chi era fuori della maggioranza e quindi non faceva parte del governo di entrare con più forza nella comunicazione televisiva. Infatti, con questo nuovo controllo da parte del Parlamento del sistema radiotelevisivo, in effetti si dà il via alla lottizzazione delle reti, perché le tre reti fondamentali vengono assegnate, due alla maggioranza e una all'opposizione, la prima rete al partito più grande, più significativo della maggioranza, la seconda rete ai partiti minori, sempre della maggioranza. Insomma, nasce una struttura organizzativa di controllo attraverso la commissione di vigilanza e quindi del Parlamento, di tutta la struttura radiotelevisiva. Il problema poi è nato successivamente, io direi che è nato forse dall'80 in poi, quando oltre al problema della vigilanza si è parlato del problema della gestione della RAI, e lì il discorso è cambiato, perché abbiamo visto che la lottizzazione che è avvenuta non ha dato, non ha applicato quei valori, quei principi che erano nati quando la commissione di vigilanza. Cominciamo il secondo turno, quello dei 3 minuti, che dovrebbero essere addirittura 1, 1 e mezzo, 2 minuti. Io vi pregherei di fare proprio delle repliche brevi, concise, lancinanti, tutti i concetti già generali, i termini anche astratti, sono già stati detti. Sì, lo so. Sì. Guardi, signora, che lei ha già passato, nonostante la neutralizzazione, ha già passato di 4-3 minuti o 4. Passato di 3 minuti? Allora. Sono addolorato. Ma è così. Però abbiamo capito molto bene. Ha maneggiato molto. Scusi, ma chiuderò, guardi, chiuderei così. Se l'onorevole Migrini mi consente, voglio. C'è stata una parte della domanda rivolta anche a me. Io ho detto a opposizione di estrema destra non ho fatto che riferirmi alla topografia del Parlamento. E se ho citato il Movimento Sociale Italiano e il Partito Comunista Italiano, li ho citati nella successione in cui essi si presentano per una sorte dell'ordine alfabetico dei partiti a questo tavolo. Il congegno è molto semplice. Su invito della televisione, 4 autorevoli rappresentanti delle diverse tendenze politiche e un esperto, che potrà essere di volta in volta uno storico, un sindacalista, un economista e così via, discutono su un tema di attualità e di importanza nazionale che è stato fissato dalla stessa televisione. Esaurita questa esposizione, purtroppo breve, di 5 minuti misurabili con questa clessidra più piccola e la subdola la più piccola, è vero? Prenderanno la parola via via i 4 uomini politici, altri 5 minuti. Finito questo primo turno, seguiranno le repliche di 3 minuti ciascuno, da misurare con la clessidra più grande. Dopodiché il dibattito sarà finito. Il paese continua a essere funestato da gravi fatti di sangue e la politica decide di dare una risposta forte. Si apre un lungo e difficile confronto sul ruolo delle forze dell'ordine e arriva la legge reale. Il ministro di Grazia e Giustizia di quell'epoca, Orozio Reale,
porta avanti un confronto molto serio e molto intenso con il Parlamento, sia perché nei due anni precedenti si era registrato che la famosa legge Valpreda aveva allargato molto le maglie in favore di chi commette atti di terrorismo o di chi delinque, no? E quindi si volevano recuperare in un qualche modo posizioni di maggiore durezza, tirare un po' le briglie alla permissività che si era offerta negli anni precedenti, e la legge reale risponde a questo, ma risponde anche all'altra esigenza, che è quella di dare una maggiore libertà di azione alle forze di polizia. Un clima di assedio sembra talora incombere sulle città, anche se il cittadino lo avverte soltanto episodicamente o negli echi delle informazioni. Negli scontri muoiono giovani politicamente impegnati o ignari passanti. Furono delle misure, direi, giuste, eccetera. Poi successivamente ci sono state altre interventi sul piano giuridico e sul piano, diciamo, anche dell'indirizzo, della mobilitazione e del rafforzamento delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, eccetera. E purtroppo sono degli aspetti questi che non bisogna mollare, bisogna continuamente stare a vigilare anche sul piano, diciamo, normativo, perché la battaglia non è vinta ma neanche persa, insomma. Però purtroppo il terrorismo si annida, come dicevo prima, si annida non solo nelle forze che usano diciamo, strumenti di repressione, ma si annida soprattutto in quelle forze economiche che creano delle grosse difficoltà al paese. Le forze di polizia erano diventate un po' inebetite per tutte le restrizioni che si erano poste a loro carico nel momento in cui si trovavano a confronto con chi opera terrorismo, ma anche chi opera delinquenza. A fronte di un terrorismo crescente e di una debolezza anche psicologica dell'uomo in divisa, si pensa di creare maggiori spazi nella direzione dell'utilizzo anche delle stesse armi di dotazione. 1975, governo presieduto da Aldo Moro. C'è una maggioranza formata da Democrazia Cristiana e Partito Repubblicano. Ministro della Giustizia è Oronzo Reale, che darà origine a una legge su cui ci sarà molta polemica. La legge Reale. La legge Reale prevedeva in quell'anno che ci potessero essere dei fermi preventivi da parte della polizia di manifestanti, che i manifestanti non dovessero partecipare a manifestazioni con caschi o materiali contundenti e che la polizia potesse intervenire addirittura con l'uso delle armi per sedare possibili incidenti. Questa legge fa molta polemica perché nel 75 siamo ancora nell'onda della contestazione sessantottina, ma non ci sono ancora episodi di violenza,
non è iniziata la fase del terrorismo e quindi l'opposizione non condivide questa legge. Nel 77 si proverà ad abrogarla con un referendum del Partito Radicale, ma quel referendum non otterrà il quorum. Ma si guarda all'Europa come nuovo soggetto della rappresentatività popolare e viene introdotta l'elezione diretta anche per il Parlamento europeo. I pionieri che hanno creato, che hanno sempre creduto agli Stati Uniti d'Europa, avevano delle idee molto chiare. Idee che poi sono venute man mano modificando, perfezionando, e quindi si è data all'Europa un certo tipo di indirizzo. Oggi l'Europa non è che rappresenta tutti i paesi europei, rappresenta una grande maggioranza. Però il problema in Europa oggi va visto in termini dell'autorità che l'Europa può avere sul piano della situazione economica degli Stati. L'Europa quell'anno subisce, realizza un allargamento, perché all'Europa dei paesi fondatori si aggiungono Inghilterra, Danimarca e Irlanda. Questi 9 paesi all'interno del Consiglio d'Europa ritengono che ormai è giunto il momento di dare voce ai popoli dell'Europa, e così determinano l'elezione del Parlamento europeo a suffragio diretto per il 1978, e poi per motivi burocratici viene spostato di un anno. Noi che siamo tra i promotori degli Stati Uniti d'Europa, con De Gasperi e con altri, Grossi Martino, insomma, ed altri personaggi italiani, io credo che richiamandoci a quella volontà dobbiamo cercare di non essere spettatori. È ancora la stagione in Italia, ma nei 3 grandi paesi che avevano dato vita alla comunità europea, Francia, Italia e Germania, della presenza culturale dei padri fondatori dell'Europa, De Gasperi, Schumann e Adenauer. In quella stagione ci sono ancora gli eredi di questi padri, e nel partito nel quale io militavo ricordo che la sensibilità europea era molto, molto forte, molto sentita, e si cominciava già a parlare di cittadinanza europea. Infatti si decide per un passaporto unico dei cittadini dell'Unione Europea, e comincia a farsi strada l'ipotesi di una unione politica europea, che poi non prenderà corpo, perché poi siamo andati sempre più avanti incontro in favore di un'Europa economica, finanziaria, monetarista. Se l'Europa porta avanti il progetto che almeno a parole si intende e si vuole portare avanti, quello di creare il vero Stato diciamo, europeo, che possa essere alla pari, almeno come dibattito, come direi confronto con i colossi mondiali, io credo che l'Europa possa veramente portare avanti il suo progetto e possa veramente rappresentare per la democrazia italiana, per i partiti italiani, per la democrazia europea, un grosso punto di riferimento. Noi abbiamo, ogni paese dell'Europa, delle risorse differenti, dall'agricoltura alla manifatturiera, alla industria pesante, all'industria leggera, eccetera. Quindi questi sono aspetti che, secondo anche alcune valutazioni di esperti di economia, devono congiungersi sul piano dell'interesse generale. Non si può avere una posizione prevaricatrice di uno Stato sull'altro, perché questo porta solamente a creare della disgregazione, così noi non abbiamo nessun interesse da subire.